For Smallville actress Allison Mack, who played a role in that notorious cult, Nexium. Who's in the high-profile case of Nexium. Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Allora, oggi argomento richiestissimo, me ne state parlando da un po', me lo state segnalando, scusate, da un po', e quindi eccoci qua. Oggi parleremo di Alison Mack che ha interpretato Chloe nella serie di Smallville che poi si è unita a una setta chiamata Nexium che l'ha portata alla reclusione. Quindi prima di cominciare, come al solito volevo ricordarvi che sono gli ultimi giorni di saldo di pumpling. Ci sono tutti i prodotti fino al 60% di sconto e tutte le t-shirt sono a 7,99. Io ho comprato questa in questo periodo dei saldi e tante altre cose. Vi lascio sotto in descrizione il link, con il codice sconto L'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio. Bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo! Allison Mac è nata da genitori americani nel 1982 nella Germania occidentale, suo padre era un cantante lirico e sua madre un'insegnante dopo che suo padre ha terminato il tour in Germania si sono trasferiti a Long Beach in California e Allison inizia a recitare da quando è molto piccola, da quando aveva 4 anni partecipando a diversi show televisivi, a 14 anni prende un ruolo abbastanza importante nella serie di Settimo Cielo ma quello che fece decollare davvero la sua carriera è stato proprio il suo ruolo all'interno della serie televisiva Smallville. Lei aveva 18 anni quando ha iniziato a recitare nel personaggio di Chloe Sullivan. Non so se vi ricordate, non posso farvi sentire la, la sigla eh, per questioni di copyright, comunque Smallville in sostanza era un prequel di Superman. Allison infatti interpretava questo personaggio Chloe che era una degli amici più stretti di Clark Kent, che poi appunto è Superman. Ad Allison piaceva molto interpretare il ruolo di Chloe, infatti nei suoi video YouTube raccontava la sua esperienza sul set, un'esperienza sempre molto piacevole Allison ha recitato in Smallville dal 2001 al 2011 io non mi ricordavo che ci fossero tutte queste stagioni di Smallville sinceramente comunque questo show l'ha portata al successo stimando un suo patrimonio di eh, 7 milioni di dollari ma mentre faceva da spalla quello che sarebbe poi diventato Superman Allison annunciava che sarebbe stata la spalla anche di uno dei più grandi leader di culto più nefasti della storia degli Stati Uniti il suo nome era Keith Renee quindi lei si avvicina a questo Kit, lo prende come modello di vita lo prende come modello di esempio tra poco vedremo qual è questo culto questa setta a cu di cui era capo Kit, mentre si avvicinava sempre di più appunto a questo Kit la sua vita personale inizia piano piano a sgretolarsi dopo una frequentazione con l'attore Chad Kreshak ha iniziato a frequentare il suo coprotagonista di Smallville cioè Sam Whitworth nel 2010 Alison e Sam sono usciti insieme per due anni, poi lui lui ha chiesto di sposarla, sono stati fidanzati per un po', ma poi il fidanzamento è finito e non si sanno i motivi, però chiaramente vista la situazione si pensa che sia dovuto al fatto che Allison ormai all'epoca era completamente dentro questa setta di Nexium, questo quello che veniva chiamato gruppo di autoaiuto che era Nexium. Pensate un po', Ellison è stata introdotta a Nexium nel 2006 proprio dalla sua collega Kirsten Crook che interpretava Lana in Smallville, infatti Smallville è stato girato a Vancouver e a Vancouver c'era una delle sedi più grandi proprio della Nexium quindi insomma la sua coprotagonista che interpretava Lana Lang la porta a questo seminario che, dura che durava un weekend di Nexium dove Allison ha incontrato proprio Kit che cosa è successo in quel seminario? che oltre al fatto che lei appunto è stata affascinata da tutto quello che era Nexium che poi tra poco vedremo, sono stati molto bravi quelli di Nexium tra cui questo Kit a far sentire Allison molto importante. Infatti, Kit già le aveva detto che lei avrebbe fatto parte dell'elite di Nexium, chiaramente, eh, dato il suo status: insomma, di personaggio pubblico, alla setta conveniva che lei entrasse. Infatti, l'obiettivo di Kit, che poi era l'obiettivo, diciamo, in generale di tutti quelli che eh, ti reclutavano all'interno di Nexium, era la cosiddetta manipolazione e strategia del lob-bombing: cioè, che cos'è il love-bombing, in sostanza? E queste persone, tra cui appunto kit ti travolgevano con tutto questo amore che sembrava incondizionato, che tu eri tutto per loro, che loro avevano tutte le risposte per te, che potevano aiutarti, insomma sembrava un vero amore incondizionato, in realtà il love bombing non è amore incondizionato, cioè l'amore incondizionato è un'altra cosa, il love bombing è una vera e propria tecnica di manipolazione, cioè in sostanza questa tecnica di manipolazione del love bombing che cosa prevede? Il fatto appunto che ti venga buttato addosso proprio letteralmente da bombing, Scusa, Bombardato di tutto questo amore, che però in realtà non è incondizionato, è fatto in modo da conquistare il tuo affetto e la tua fiducia per spingerti a fare qualcosa per ragioni a te sconosciute. Quindi io ti manipolo per spingerti a fare quello che voglio io, cioè proprio una si chiama proprio è una tecnica di manipolazione. Quindi Allison chiaramente ci casca. Questo perché? Perché dopo i primi anni di entusiasmo, chiaramente, nel partecipare a Smallville, che comunque è stato quello che ha dato uno sprint alla sua carriera, il problema è che lei continuava ad essere Chloe. Cioè, lei era famosa, sì però per interpretare il personaggio in una serie di successo e cominciava a sentirsi un po' stretta avrebbe voluto fare altre produzioni sarebbe voluto andare avanti ma non ci riusciva continuava ad essere intrappolata all'interno di Smallville quindi aveva bisogno di una spinta era in un periodo un po' così della sua vita e chiaramente il momento in cui arriva una persona che ti dice ti aiutiamo noi tu inizi magari se sei una persona in quel momento un attimo di debolezza ti ci attacchi dovete anche considerare che le serie tv prima non, erano, non avevano la stessa considerazione di oggi io me lo ricordo perché appunto le seguivo anch'io. Perché le, gli attori delle serie TV erano considerati attori di serie B. Cioè non vedevi mai attori del grande cinema fare serie TV come invece vediamo oggi. Quindi anche se tu avevi successo all'interno di una serie TV non era la stessa cosa che sul grande schermo. Però Allison all'inizio non aveva la minima idea eh, di quello in cui si sarebbe cacciata e il fatto che Nexium le avrebbe rovinato per sempre la vita. Allora, che cos'è Nexium? Partiamo dal presupposto che il suo creatore, cioè questo Kit Reneri, aveva passato molti anni in Amway. Che cos'è Amway? Amway per chi non lo sapesse è un multilevel marketing. Che cosa sarebbero questi marketing multilivello? È una sorta di sistema piramidale che non si chiama sistema piramidale perché i sistemi piramidali sono illegali, perlomeno in Italia. Però, in sostanza io porto altre persone che portano altre persone che portano altre persone. Ecco, perché si crea la piramide, si parte da in cima e poi piano piano la piramide si apre con tutte le persone che vengono tirate dentro quindi Kit ha ripreso il modello di Amway che appunto vendeva dei prodotti quindi io portavo dentro altra gente che poi avrebbe venduto i prodotti e nel frattempo portava dentro altra gente che avrebbe venduto altri prodotti ha trasformato la Nexium che era un gruppo di autoaiuto e di consapevolezza personale in un multilevel marketing, in, detto proprio in breve. Nexium si pubblicizzava come una compagnia non tradizionale che insegnava l'etica del potenziale umano e lo sviluppo professionale Personale. Nexium infatti offriva dei corsi che insegnavano ai membri le chiavi per una coscienza superiore. Infatti Nexium sosteneva che celebrità come Rosario Dawson, Jennifer Aniston e Gerard Butler avessero utilizzato i loro corsi e grazie ai loro corsi erano diventati attori così famosi. Quindi eh, adesso vediamo chi è chi trener e poi parliamo bene di che cosa in teoria ti aiutava eh, Nexium considerando che si definiva appunto un gruppo di autoaiuto. Allora, questo fondatore, Kit Reneri, si descriveva come un genio e un ex bambino prodigio, così senza proprio nessun tipo di modestia. Infatti, i suoi seguaci erano convinti che lui potesse cambiare il mondo e che effettivamente ci sarebbe riuscito. E che attraverso i suoi insegnamenti, si potevano curare tutti i mali all'interno della società. Kit infatti si definiva così intelligente che anche il governo lo considerava una minaccia. E i suoi seguaci, infatti, erano convinti che lui, con i suoi poteri, dati da soltanto dalla sua intelligenza non solo potesse influenzare le condizioni atmosferiche, ma che potesse curare mali come, ad esempio, sindrome di Tourette, diabete, scogliosi, tutto grazie alla sua intelligenza e a questi corsi. Infatti, lui diceva di avere un quoziente intellettivo di 240 e di essere presente all'interno anche del libro dei Guinness World Record. Dentro al libro dei Guinness World Record Australia c'è anche il suo nome. Ma se poi vai a leggere bene, in realtà dice che il suo quoziente intellettivo non è di 240, è comunque molto alto, al pari di altre tre persone, ma il suo test non è considerato valido del tutto perché eh, non è quel tipo di test del quoziente intellettivo non è riconosciuto dal Guinness World Record e l'ha fatto senza che ci fosse un testimone davanti, quindi in teoria hanno messo il suo nome insieme ad altri giusto per. Si faceva chiamare dai suoi seguaci Vanguard, cioè avanguardia. Dal nome dei il protagonista di un gioco a cui giocava da bambino che aumentava il suo livello man mano che distruggeva i suoi nemici. Kit inoltre diceva a tutti di essere laureato e di essere sia uno scienziato che un filosofo, di avere tre lauree e che i suoi corsi progettati da lui erano anche meglio di una laurea. Cosa faceva lui per attirare le persone? Lui diceva: Non c'è alcun problema nel mondo, dipende tutto dalle scelte che facciamo e io ti farò diventare ciò che vorresti vedere nel mondo. Infatti Kit convinceva le persone che ogni azione, ogni eh, cosa che ci capitava, ogni evento che ci capitava nella vita, sia positivo che negativo, era dato dalle nostre azioni. Quindi, che noi possiamo avere il controllo totale della nostra vita. Qual è il problema di questa filosofia? Che è detta così può sembrare anche giusta, è che lui considerava le persone colpevoli. Di attirare appunto cose negative anche per eventi esterni. Esempio, stai passeggiando per conto tuo, ti fai i fatti tuoi, viene un tizio e ti massacra di botte, oppure attraversi la strada e un ubriaco ti investe, è comunque colpa tua. Quindi questo è vero e proprio victim blaming. Cioè lui dice. Qualunque evento negativo ti capita nella vita la colpa è tua, cioè anche se tu non c'entri niente, la colpa è comunque tua. Quindi lui che cosa faceva? Siccome tutto era colpa tua, lui ti insegnava a diventare il cosiddetto leader etico, cioè lui ti diceva, ti insegnava a eh, conoscerti a un livello così personale che in realtà avresti trovato l'illuminazione e quindi che non ti sarebbero più capitati questi eventi, perché eri una persona così etica, così illuminata che nessun evento negativo avrebbe più coinvolto la tua vita, solo e eventi positivi quello che in realtà stava facendo era porre le basi di una vera e propria manipolazione psicologica per annullare totalmente la personalità delle persone che facevano parte di nexium questi corsi che lui faceva che chiaramente essendo un multilevel marketing quindi appunto un marketing multilivello eh, se tu portavi un'altra persona all'interno di nexium prendevi una percentuale Prendevi una percentuale su che cosa? Sui corsi che si facevano dentro Nexium, perché tu entravi dentro Nexium ma i corsi si pagavano. Cioè i corsi di autoaiuto personale per trovare l'illuminazione e diventare un leader etico nella tua vita si pagavano fior fior di soldi. Si pagavano centinaia di migliaia di dollari. Quindi tu più persone portavi e più percentuali prendevi dai corsi che loro facevano. Ecco perché è multilevel marketing, quindi eh, c'era tutto l'interesse dei membri a eh, portare a altre persone. Ma questi corsi in particolare, oltre che celebrare, se stessi eccetera eccetera, eh, succedeva qualcosa in particolare perché la, la Nexium è stata fondata da Kit insieme a Nancy. Nancy Salzman, in una deposizione in tribunale, ha affermato non solo di praticare l'ipnosi in quei corsi ma di utilizzare l'NLP. Che cos'è questo NLP? La sigla NLP sta per Neuro Linguistic Programming, cioè una programmazione neurolinguistica, ed è una vera e propria pratica per influenzare il comportamento umano attraverso il tono del tocco, movimenti delle mani. E altre stimolazioni. Questa cosa in realtà non è del tutto negativa, benché comunque psichiatri e psicologi rifiutino questa tecnica. E molti so si è sviluppata negli anni 70 è una sorta di pratica che appunto influenzava il tuo comportamento e ti aiutava eh, ad affrontare delle situazioni in maniera più ottimale. Eh, si è sviluppata appunto in California negli anni 70. E psichiatri e psicologi dicono che non serve a niente, però in realtà. Usata nelle mani giuste, prometteva comunque di ad esempio aiutarti a sopportare la vita lavorativa, toglierti l'ansia, lo stress, quindi in realtà aveva degli effetti benefici. Il problema è che era piuttosto deleteria se utilizzata nelle mani sbagliate, cioè proprio all'interno di Nexium. Perché sostanzialmente è una metodologia che si pone come obiettivo il cambiare il pensiero e il comportamento. Quindi capite che può essere utilizzata come una vera e propria tecnica di manipolazione se finita nelle mani sbagliate. Infatti, Nancy Durante poi il processo, e che chiaramente spoiler sono stati tutti presi, eh, Nancy ha dichiarato che utilizzava effettivamente questa tecnica come manipolazione per annullare e cambiare i comportamenti delle persone che facevano parte della setta. Questi corsi, come vi dicevo, venivano fatti pagare centinaia di migliaia di dollari, cioè in confronto Scientology, spostati. E eh, duravano anche 13 ore, cioè tu voi immaginatevi 13 ore al giorno di corsi, di corsi manipolatori, di corsi in cui vi bombardavano di informazioni sulla considerazione di se stessi, il fatto che appunto vi facevano queste tecniche di NLP per cercare di cambiare il vostro eh, comportamento, è chiaro che la manipolazione, e anche con la stanchezza, risulta molto più semplice. Infatti Nenzi si occupava di eh, fare i corsi introduttivi, quindi per le cosiddette matricole, poi man mano che andavi avanti... Quindi che pagavi i corsi salivi di livello, eh, c'erano proprio dei veri e propri allenatori di, di Nexium e tutti i corsi erano incentrati sul eh, metterti davanti le tue paure, però non come fanno chiaramente degli esperti tipo psicologi, per affrontarle in realtà ti facevano concentrare sulle tue paure per renderti più vulnerabile, una persona più vulnerabile può essere manipolata più facilmente, questo non lo dico io, lo dice la scienza, quindi che cosa facevano esempio di esercizio? Ti dicevano su un foglio di scrivere tutte le tue maggiori paure che poi venivano lette da questi allenatori e questi allenatori poi tra virgolette usavano per dirla proprio in mezzo senza mezzi termini, queste tue paure contro di te. Quindi te le rimettevano in faccia, te le risbattevano in modo che tu, eh, sempre mascherate da consapevolezza personale, eccetera, eccetera, con però il victim blaming, dicendo questa cosa che ti è successa di quelle paure è colpa tua. E quindi in questo modo alla fine riuscivano a rendere una persona talmente vulnerabile che bastava veramente un tocco per manipolarla. E che a che cosa serviva tutta questa manipolazione? Solo per farti comprare dei corsi? No. Tra poco ci arriviamo, tornando ad Allison. Quindi, praticamente, che cosa succede? Che lei nel 2006 fa questo seminario di due giorni. Eh, sia Nancy che Kit vedono il suo potenziale a livello proprio di propaganda, essendo comunque un personaggio noto, e quindi la trattano coi guanti bianchi da Vancouver. Nancy, sul jet privato della Nexium, la porta direttamente da Kit. Hanno questo incontro in palestra perché Kit era solito fare delle partitelle serali di pallavolo anche con altri membri, insomma, serali. Anche in tardanotte, poi ci arriviamo de di questi membri, appunto, e comincia a parlare con Allison. Questo incontro viene anche registrato in cui lui capisce immediatamente qual è il problema di Allison: cioè il fatto che lei si senta un po' persa eh, per questa questione di Smallville, per il fatto di essere bloccata. In questo personaggio. E quindi Kit dice: Con i corsi di autoaiuto di Nexium imparerai a recitare anche molto meglio. E tutta questa positività ti porterà a essere una grandissima stella. In sostanza. Quindi lei ci casca come un pero ed entra dentro Nexium. Quindi Allison entra dentro Nexium tramite appunto questa partita di pallavolo, diciamo questo incontro all'interno di questa partita di pallavolo. Perché vi ho detto eh, che è importante? Perché in un sobborgo di New York, in un borghetto, Clifton Park si chiamava questo borgo, abitavano in queste casette tutti i membri della setta di Nexium. Chiaramente non tutti, però una grande parte, perché comunque la, la base centrale ce l'avevano a New York. In questo quartiere abitavano tutti vicino a Kit. Che cosa faceva Kit? Kit svegliava tutti nel corso della notte. O per fare queste partite a pallavolo, per farsi delle passeggiate. E a che cosa serve? Serve perché eh, la mancanza di sonno riduce la tua capacità di giudizio. Quindi sei molto più facilmente manipolabile se non dormi bene. Che succede? Che infatti i membri si erano stupiti, si stupivano di come Kit fosse sempre così attivo nonostante dormisse poco, nonostante facesse una dieta rigorosa, nonostante facesse mille cose. La verità è che in realtà questi membri non sapevano che Kit aveva una sorta di entourage di donne che gli facevano il bucato, gli facevano da mangiare, si occupavano di tutte le commissioni, di tutte le faccende in modo che lui poi durante il corso della giornata potesse comunque dormire. Che chiaramente lui doveva rimanere lucido a differenza degli altri. Quindi Dire che Alison si è buttata dentro Nexium a capofitto è quasi un eufemismo, cioè lei ha iniziato a fare immediatamente tutti i corsi perché poi, chiaramente, essendo anche un sistema piramidale, se tu volevi crescere all'interno di Nexium, dovevi fare più corsi possibile, cioè quindi comprare più corsi possibili e quindi spendere più soldi possibili. Vi ricorda qualcosa? Sì, ma non ne parliamo, c'è cioè, quest'altro video, ve lo lascio qui. Quindi dovevi sborsare un sacco di soldi per questi corsi di consapevolezza personale e di autoaiuto per salire di livello. Quindi Alison spende 1.000 un sacco di soldi in questi corsi perché lei si era proprio convinta che Nexium potesse aiutarla. Il problema è che per salire fino al terzultimo livello, che era la figura di Senior, che quindi c'era il Senior, poi appunto c'era un altro livello, e sopra nella punta c'era solo Kit. Eh, per arrivare a quel livello dove vi si, si stima che una persona dovesse spendere fino a un milione di dollari. Inoltre, per diventare senior, oltre ai corsi, subivi anche un altro tipo di manipolazione, nel senso che per esempio ti facevano vedere ore e ore e ore di film in cui il protagonista, ad esempio, decideva di morire per le proprie convinzioni, oppure ti facevano fare delle sedute di ipnosi speciale, perché chiaramente se volevi diventare senior, tu dovevi essere manipolato al 100%, perché poi anche tu potevi istruire le altre persone. Nel 2010 Allison eh, annuncia che avrebbe lasciato Smallville proprio perché voleva dedicarsi totalmente a Nexium. Infatti lei all'interno di Nexium faceva anche dei corsi di recitazione, perché poi la Nexium aveva tante cose, magari ecco corsi di recitazione, altri corsi per cercare di attirare sempre più persone, cioè con la scusa di fare una scuola di recitazione insieme a colei che aveva recitato a Smallville, poi in realtà cercavano di tirarti dentro. Quindi era, diciamo, tanti specchietti per le allodole. Quindi nel 2010 appunto Alison dice basta, lascio Smallville per una sorta di favore ai fan, per non far morire così il personaggio di Chloe in due secondi farà qualche apparizione sporadica fino all'ultima stagione ma comparirà veramente pochissime puntate nel 2012 prende un ruolo importante nella serie Wilfred con Elijah Wood ma poi nel 2014 lascia definitivamente il mondo della televisione per dedicarsi a Nexium qui arriviamo nel vivo della storia adesso capite a che cosa serviva tutta questa manipolazione e sostanzialmente l'annullamento della personalità e della capacità critica di una persona a favore di Nexium e quindi di chi e quindi qui introduciamo la società Jeunesse. Jeunesse che era stata fondata da Allison e da altre donne che facevano parte di Nexium era, cioè si, di facciata si mostrava come una un gruppo femminista di autoaiuto, quindi aiutava le donne a credere in se stesse nella propria consapevolezza, era un gruppo sostanzialmente per donne che insegnava alle donne a muoversi in un mondo fatto di uomini, quindi insomma aveva questa facciata femminista ma che poi in realtà dietro nascondeva ben altro. Questo il di autoconsapevolezza delle donne si concentrava prevalentemente sulla sessualità ovviamente da come vedremo tra poco dall'altro lato mentre appunto c'era Genesse per le donne Kit aveva fondato invece un altro gruppo sempre stile Jeunesse però per gli uomini sia Jeunesse che è fondato da donne sia da quest'altro gruppo fondato da uomini se inizialmente era appunto tutto parliamoci, confidiamoci eccetera eccetera poi questi gruppi assumono sempre di più una connotazione di tipo militare cioè ti facevano fare esercizi tutto il giorno sia donne che uomini esercizi tutto il giorno e soprattutto punizioni anche corporali e umiliazioni se ti rifiutavi di fare quello che ti dicevano, quindi ad esempio ti facevano indossare delle maschere come una maschera di mucca e ti facevano mettere in un angolo oppure ti facevano dormire una notte sul pavimento, delle punizioni e delle umiliazioni in stile militare. Questo per annullare ancora di più la tua volontà. In questo periodo di jeunesse, il periodo iniziale, Alison cerca di attirare all'interno di questo gruppo, di reclutare sia Emma Watson che Kelly Clarkson attraverso diversi tweet in cui diceva che appunto loro essendo delle icone femministe che dovevano assolutamente entrare dentro questo questo per fortuna non ha mai ricevuto risposta negli ultimi tempi a Smallville eh, molte persone hanno cominciato a notare il cambiamento di Allison che ovviamente era ormai totalmente manipolata e convinta, tanto che l'attore che eh, interpretava l'ex Luthor, Michael Rosenbaum racconta in un suo podcast di un episodio in particolare in cui eh, loro, lui racconta che lui e Allison erano molto amici anche eh, dietro le quinte, quindi al di fuori diciamo del set, si vedeva in amicizia eccetera, poi quando lei eh, ha deciso di lasciare Smallville e quindi di fare solo qualche comparsata è scomparsa nel nulla, non la vedeva da diversi anni finché Allison non lo chiama e gli dice guarda io sono in città se vuoi vengo ci vediamo e lui dice sì sì vieni a casa mia, Allison si presenta con altre due sue amiche, membri dell'associazione di Jeunesse di Nexium e lui rimane scioccato da quello che vede perché Allison e queste sue amiche entrano in casa sua come se fosse casa loro, iniziano ad aprirgli gli sportelli, le pentole, vedere cosa c'è da Mangiare, iniziano a cucinare senza chiedergli il permesso, tant'è che lui rimane un po' basito e dice, Che state facendo? E Allison molto severa, gli risponde: Abbiamo fame. Quindi iniziano a cucinare a un certo punto parte un po' il battibecco, perché Michael racconta di essersi sentito piuttosto a disagio in questa situazione. E a un certo punto Allison si arrabbia. Eh, e quindi lui eh, a un certo punto si incazza e dice: Andate fuori da casa mia, e da lì non l'ha più vista. E racconta che sembrava uno zombie, cioè sembrava una persona che. Attuava a comando un qualcosa che non si sa perché le era stato detto. Ma che non aveva una volontà sua, aveva gli occhi vuoti, sembrava uno zombie. Si verrà a sapere poi che Allison, a quel punto, quando aveva incontrato appunto Michael, era andato a casa sua e aveva deciso che doveva cucinare a casa, lui, a casa sua, e si scoprirà che proprio in, quel, in quei giorni Allison aveva fatto un voto di devozione a Kit, cioè praticamente come vendere l'anima al diavolo in sostanza. E dai documenti del tribunale del 2016, in cui appunto era uscita, cioè è uscita fuori tutta questa situazione, si verrà a sapere che. Allison non veniva pagata da Kit. Cioè, nel senso, lei faceva corsi di recitazione, il servizio di reclutamento di Genesse e tutto quanto. Ma lei non veniva mai pagata. Tant'è che stava finendo tutti i suoi soldi. E si vede questa email di Allison che chiede a Kit per favore di pagarla. Ma Kit non gli ha mai dato un soldo. Quindi. In questa situazione di disperazione, nel momento in cui tu porti altra gente e quindi prendi una percentuale da questo sistema piramida piramidale Gianesse compreso, hai tutta la convenienza ad attirare più gente possibile. È anche lì che sta il problema, cioè se tu spendi tutti questi soldi in corsi, fai anche dei corsi ma poi non vieni pagata, tu da qualche parte devi campare perché non stai lavorando più per stare dentro Nexium e quindi cerchi di reclutare più persone possibile per avere un'entrata da lì. Quindi arriviamo al fulcro fulcro della questione. Questo Jeunesse, come vi dicevo prima, era la copertura per un'altra cosa: era lo specchietto delle allodore per attirare delle donne. Per Kit aveva fondato una sorta di cellula segreta, mettiamola così, di Genesse e quindi di Nexium, chiamata DOS, cioè Dominus Obsequius Sororium, che significa padrone delle schiave. Quindi diverse donne della cerchia di Kit, tra cui pure anche Allison che faceva parte dei ranghi più alti, avevano il compito di reclutare altre donne per diventare schiave sessuali di Kit. Ovviamente non è che ve veniva presentata questa cosa come ve la sto dicendo io, quindi attraverso... Veniva e le tecniche di manipolazione di Nexium veniva annullata totalmente la volontà di una persona. Veniva portata dentro DOS dicendo che era una cosa staccata, che Kit non c'entrava niente non sapeva neanche della sua esistenza. Che quindi era proprio un circolo iperfemminile dove potevi trovare altro aiuto, un circolo esclusivo, quando poi in realtà. Venivi manipolata a tal punto da diventare una schiava senza neanche rendertene conto. Perché poi una cosa che non vi ho detto di Nexium in generale Jeunesse e DOS è che loro ti manipolavano in qualunque aspetto della tua vita. Cioè pensate che chi faceva parte di DOS, appunto le schiave, cioè coloro che stavano sotto a queste reclutatrici, eh, tra cui Alison, dovevano mandare un messaggio di buongiorno e buonanotte tutti i giorni. Con scritto Buongiorno Master, buonanotte Master. Dovevano seguire una dieta che prevedeva un massimo di 5. 100 calorie al giorno, cioè niente praticamente, eh, venivano private del sonno, venivano fatte tutte queste tecniche manipolative proprio per annullare completamente la tua capacità di giudizio. India Oxenberg, una ragazza sopravvissuta che ha deciso di condividere la propria esperienza, racconta che Allison le aveva parlato di DOS e le aveva detto che delle donne facevano da mentori ad altre donne che ti spingevano ad esplorare aree di te stessa che non avevi mai esplorato e che ti avrebbero fatto crescere. India Oxenberg è la figlia dell'attrice di Hollywood Catherine Ox la nipote della famiglia reale, perché sua nonna era la regina Elisabetta di Jugoslavia. Infatti, India racconta di essere entrata in Nexium a 19 anni e di aver utilizzato tutta l'eredità di suo nonno per arrivare nei ranghi alti di Nexium. Quindi, Allison ha fatto entrare India in DOS dicendo che India avrebbe dovuto concedere la sua intera esistenza a Doss che includeva la massima obbedienza verso Doss e soprattutto verso di lei cioè verso Alison. quindi India sarebbe diventata la schiava di Allison infatti India doveva chiedere qualunque eh, cosa ad Allison cioè doveva chiedere il permesso per qualunque aspetto della sua vita Allison aveva mascherato questa cosa come se fosse una relazione tra studente e mentore quindi io sono la tua mentore quindi ti dico io quello che devi fare così lo fai sicuramente bene cioè in sostanza era questo. Tutto questo serviva per una crescita personale. Quindi Allison usava le stesse tecniche che si usavano dentro Nexium per la manipolazione, cioè ti faceva scrivere su questo foglio le tue paure più grandi, che poi lei leggeva, e quindi, attraverso queste, mani queste paure ti manipolava e tu eri più vulnerabile, ma non solo questo. Perché non c'era solo la manipolazione psicologica, o meglio, la manipolazione psicologica c'era, c'era per farti dare delle informazioni tue personali con cui poi venivi ricattato. Se volevi andartene da dos, quindi loro ti facevano credere che le tue paure derivavano anche da cose materiali, quindi loro si facevano dare come una sorta di rito di espiazione. In realtà, che poi, però, queste informazioni se le tenevano di carte di credito, si facevano passare, ad esempio, atti immobiliari, foto, video intimi e quindi la persona che si ritrovava a fare la schiava non era solo stata manipolata a livello psicologico, ma era stata anche ricattata perché queste persone avevano delle informazioni su di te che potevano rovinarti. Quindi tu, ad esempio, iniziavi a fare la schiava di Allison con questa, secondo questo principio di crescita personale che ti dicevano loro, lo step finale di questo percorso in DOS era diventare la schiava sessuale di Kit. Quindi tu passavi le tue giornate a fare il bucato alla tua master, a cucinarle, a prenderti cura di lei, anche ad avere rapporti con lei, tutto questo per poi prepararti ad essere la schiava di Kit, in sostanza, c'era una scuola di schiave. Nel 2017 Allison sposa un'attrice di nome Nikki Klein, che ha recitato nella serie Battlestar Galattica, ma ha lasciato la serie per seguire Kit e Nexium si dice che le due si siano sposate perché Nikki aveva bisogno della carta verde che le stava scadendo il permesso lavorativo e quindi eh, si sia sposata con Alison per avere questa carta verde, lei nega tutte le accuse, lei anche dopo la cattura di tutti ha continuato a stare per un po' all'interno di Nexium Allison poi ha avuto un'altra idea e questa idea porterà poi alla base dell'inchiesta del New York Times Allison ha avuto questa idea, ha deciso che le sue schiave anziché tutte le schiave dovessero essere marchiate, cioè marchiate con il fuoco come se fossero delle mucche. Questo simbolo rappresentava in teoria i quattro elementi del mondo, quindi acqua, erba, eccetera, eccetera. Eh, per riconnettere appunto il tuo spirito libero nella natura. Se poi invece questo simbolo viene visto da un'altra eh, angolazione, c'erano sia le iniziali di Alison Mac che quelle di Kit Ranieri. Quindi in sostanza era in realtà un uh, marchio della schiava. Infatti, questo simbolo ha diciamo dato una svegliata. Mettiamola così: ha fatto risvegliare Sara Edmorson, che è stata una dei primi disertori di DOS e eh, di Nexium in generale, e ha fatto vedere il suo marchio al New New York Times che intanto stava preparando un'inchiesta quindi raccontando tutto come funzionava tutto questo sistema e mostrando questo marchio come prova il New York Times ha fatto uscire un'inchiesta su tutto. Quindi in sostanza il New York Times aveva eh, sbugiardato tutta questa associazione, sia la Nexium e tutta la loro manipolazione, ma soprattutto Jeunesse e Doss, che creava e insegnava le donne ad essere delle vere e proprie schiave. Kit e Allison, eh, dopo l'uscita dell'articolo, hanno provato a denunciare tutti i disertori, ma ormai la notizia aveva avuto una portata mediatica così alta che non avevano avuto scampo. Allison si rinchiude dentro il suo appartamento cercando di uscire il meno possibile, quindi di essere nell'ombra, Kit fugge in Messico e si rinchiude in una villa modestissima che costava 10.000 dollari a settimana. Con alcune sue donne del suo entourage. Dopo l'inchiesta del New York Times, infatti, perché Kit è scappato? Perché l'FBI ha detto: oddio, è forse è il caso che indaghiamo, e quindi è partita l'indagine dell'FBI. Kit era scappato, ma che succede? Che l'FBI chiaramente aveva messo sotto osservazione tutte le principali sospettate, tra cui appunto anche Allison, quelle che non erano già andate in Messico con Kit. Che cosa succede? Che Kit decide che era arrivato il momento di fare una sorta di Cerimonia di reimpegno nei confronti di eh, Nexium che in realtà voleva dire a mucchiata di gruppo e che quindi Allison, Nikki e tutte le altre che non erano ancora andate fuggite in, me in Messico con lui dovevano andare all'interno di questa villa. Che succede che l'FBI le stava tenendo sott'occhio, quindi loro vanno in Messico e Nicky pubblica la foto del porto, della città in cui erano scese, sostanzialmente in cui erano atterrate, quindi l'FBI vede quella foto, la localizza, la riconosce e quindi vanno direttamente a prendere Kit dentro la villa. A cerchiandolo, quindi Kit viene arrestato. Il grande genio viene arrestato e viene ritrovato nascosto dentro un armadio. Tutto questo tra il 2017 e il 2018, quindi veramente pochi anni fa. Allison torna a New York e il 20 aprile del 2018 gli agenti dell'FBI circondano anche casa sua e lei viene arrestata. Che cosa succede? Qui c'è un'altra svolta per le indagini perché India, che era ancora la schiava di Allison, si trovava nell'appartamento di Allison. Allison era stata arrestata quindi lei stava facendo le valigie e se ne stava andando. Mentre faceva le valigie trova una chiavetta. Trova una chiavetta, la mette nel computer e dentro c'era il Santo Graal. Dentro questa chiavetta, oltre alle foto di Kit con tutto l'entourage delle sue donne, c'erano anche tutte le riunioni fatte per la creazione di DOS, tutte le istruzioni date da Kit per manipolare queste ragazze c'erano appunto queste riunioni e si stima che, che ci fossero 150 donne che avevano il compito di reclutare altre donne per, entra per diventare schiave all'interno di DOS poi c'era il piano di DOS finale perché il piano di Kit era quello di reclutare, di far arrivare delle donne all'interno del congresso quindi all'interno degli uffici governativi così da poter controllare il mondo cioè, pensate la follia di questo uomo. Quindi, India consegna le chiavette alla polizia, il che aiuta ancora di più le indagini e soprattutto l'accusa al processo. Kit viene condannato a 120 anni di prigione. Mentre per Allison c'è un'altra sorte, nel senso che viene condannata a tre anni di reclusione. Questo perché? Perché benché lei, lei sia stata riconosciuta colpevole di aver schiavizzato delle donne, quindi di maltrattamento, di racket, per la, appunto il fatto che le attirasse quindi di racket e di associazione a delinquere, è anche vero che anche lei stessa è stata considerata come una donna manipolata. Inoltre eh, Allison ha patteggiato, quindi ha fornito anche altre prove per la condanna di Kit e, e quindi in sostanza... Il giudice ha detto: Ok, tu hai fatto quello che hai fatto perché sei stata manipolata, quindi ti becchi tre anni di reclusione. È ancora in prigione perché è stata condannata il 30 giugno 2021, e quindi questa, ragazzi, è tutta la storia di Alison Mac e della sua setta, cioè della setta di cui ha fatto parte. Spero che non siate rimasti troppo scioccati, ma tanto ormai con i miei video siamo abituati a distruggerci i personaggi dell'infanzia, quindi ci siamo. Bene, ragazzi, è tutto per oggi. Noi ci vediamo dopo domani, giovedì. Ciao!